Bentornati, seconda parte, sempre operativa di Marketplace. Stiamo lavorando, stiamo facendo le strategie con i turbo. Abbiamo visto un S&P 500 long, abbiamo visto poi il conto di quell'operazione, ossia l'S&P 500 short, e ora abbiamo il nostro Pietro Di Lorenzo, SS Trader, in collegamento con noi, che ci presenta quale strategia. Buongiorno Pietro. Ciao, buongiorno a te, un saluto a Christophe e a chi ci ascolta. Allora, per entrare nel vivo, che vi vedo molto sul pezzo, la strategia che propongo è uno short su FTSE MIB, uno short che va in due direzioni. La prima è con una logica protettiva. Pensa, Emeric, a chi ha avuto la fortuna e l'abilità di avere un bel portafoglio italiano magari montato nelle prime battute dell'anno. Adesso l'indice guadagna il 9,5% nell'arco di 12 sedute, 13 con quella di oggi. E secondo me su questi livelli potrebbe essere sensato, no? Quantomeno iniziare a costruirsi una protezione. Che cosa vuol dire una protezione? Quindi una sorta di hedging. Vuol dire che magari anziché andare a liquidare le posizioni, magari pagando capital gain, vai a hedgeare almeno parte del portafoglio comprandoti uno strumento short levereggiato sul FTSE MIB. Se il FTSE MIB continua a salire, guadagni di portafoglio e perdi un po' di protezione. Se viceversa il FTSE MIB, come io credo, a breve inizierà ad avere una veloce correzione, non te la prendi tutta nei denti, per capirci, e quindi non vai a perdere il profitto che hai realizzato, ma vai a compensarlo con questa strategia. Più aggressiva è il mio caso quando invece non hai un portafoglio long ma vai secco short, e lo puoi fare in particolare in questo momento. IG espone 2, 4, 6, 8, 9 prodotti short. Lo puoi fare con una leva che va dal 73, quindi iper garibaldina, fino a una leva del 6. Io ho scelto il prodotto con una leva 16 che ha barriera 27,5 e 83. Sì. Se vuoi ti detto anche l'ISIN a beneficio. Ah, l'hai detto, non l'ho detto. No. Sì, DE000, Ancona 2, 3, Genova 7, York 1. La peculiarità del prodotto, per farla proprio breve e sintetica, è che a fronte di questa barriera posta in area 27,500 hai una bella leva spinta, quindi una bella leva aggressiva, ma non direi proprio spregiudicata, del circa 16, che insomma amplifica di 16 volte la performance del sottostante. Quindi, per essere sintetici, credo che la pendenza del movimento che ha caratterizzato le prime battute dell'anno del FTSE MIB sia insostenibile con una logica anche di breve termine, e quindi saremo destinati a un ritracciamento veloce. Il ritracciamento peraltro fisiologico anche al proseguo del movimento. È inimmaginabile, Emeric, pensare in più 10 ogni 12 sedute, e quindi ci sta un piccolo storno che possiamo cavalcare con uno strumento estremamente... Anzi, ti dirò che se arriva il piccolo storno siamo ancora più contenti, vedi, paradossalmente... Perché adesso la salita effettivamente si sta facendo, diciamo, un po' tanto importante, senza avere un ritracciamento per dare la possibilità di accumulare e poi ripartire. Perciò stiamo arrivando belli tirati. Poi, nonostante questo, comunque sia, il nostro mercato continua a salire e noi ne siamo felici. Sì, è un'operazione contro trend, ma ritengo, come dicevi tu correttamente, che chi ha a cuore le sorti del mercato italiano nel medio termine, non nel brevissimo, deve auspicarsi, no, una fase di tracciamento. È come uno che corre a tutta per un tragitto lungo, è chiaro che poi deve rifiatare. Quel rifiato è fisiologico poi a un nuovo diciamo, giro di rialzi, quindi il ritracciamento ci sta. Chi ha il portafoglio ben investito, secondo me è corretto che vada un po' a hedgearlo, e chi magari invece è un po' più speculativo, secondo me su questi livelli così tirati ci sta uno short. La cosa bella del turbo, sai qual è? Che tu sostanzialmente puoi mettere una quantità piccola di denaro. Se le cose vanno bene amplifichi per 16, se le cose vanno male comunque hai questa sorta di stop loss implicito, che è il knockout, e quindi non ti incasini magari in medie, in robe che tutti almeno una volta nella vita abbiamo fatto, perché il knockout è brutale. Se viene colpito il prodotto va a zero, che è un caso drammatico, ma molto meno rispetto a quando ti inizi a impicciare a fare le medie e quant'altro, che è deleterio come tutti noi sappiamo. Quindi strumento levereggiato, brutale, ma per certi versi antimedia, se ci pensi, nel senso che non puoi stare lì poi a canirti e la cosa diventa molto più complessa poi. Grazie mille, Pietro Di Lorenzo. A te.
Ciao Pietro, grazie per la strategia. Ciao. Vedremo se entrerà anche questa o meno. Ciao Pietro. Ciao. Buon... sono sentito qualcosa. E ora arriviamo a... Sì, è una strategia che va, che sembra andare nel senso del sentimento della maggior parte delle operatore su Spectrum, perché ricordiamolo, il Serix sul FTSE MIB era 89, dunque una soluzione concreta che può effettivamente spiegare una tipologia di attività che viene adottato dall'investitore individuale in questo momento, che è molto più operativo e reattivo alle situazioni di mercato di quanto si vuole dire. Beh, anche perché si sta muovendo a leva, quindi insomma deve essere reattivo per forza. Allora, terzo e ultimo operatore che viene qua a condividere con noi, New Entry, Cristian Quagliato. Buongiorno Cristian e benvenuto all'interno della fascia trading e in particolare a Marketplace. Ecco qua. Ciao Cristian. Buongiorno a tutti i telespettatori, buongiorno a Emeric. Allora Cristian, ti vedo un po' sfocato, aspetta, che magari fosse la luce dietro. Ecco, rimani così, fermo, non ti muovere, così ti vediamo, bene. Allora, tu ci hai portato un'operazione, anzi te la faccio spiegare a te. Che operazione ci hai portato, Cristian? Io ho fatto un'operazione su Unicredit già ieri, l'ho aperta ieri, con un certificato short in leva 7, e con barriera 17, quindi sono ben lontano... Quindi tu ti sei preso una bella barriera distante, ok, sì. Su Unicredit, anzi facciamo una cosa, andiamo a vedere direttamente il titolo Unicredit, così condividiamo con tutti i nostri telespettatori la strategia. Allora, mi dicevi, la strategia su Unicredit, qual è la tua visione, Cristian? Io ho visto già ieri una debolezza del titolo, sì. Quindi mi sono messo, ho aperto questo certificato short, sperando in una discesa del sottostante di... Ma quindi sei già dentro, sei già in posizione? Sì, sono già dentro. Ok, la, per ora ti sta dando ragione, perché il titolo, sì, Unicredit è leggermente in calo. Ma dove lo vuoi portare questo certificato, Cristian? Qual è il tuo target? Spererei in una discesa pesante del settore bancario. Naturalmente deve rintracciare l'indice italiano e così tutto gli va dietro. Io ho messo un target sui, aspetta se te lo dico meglio, sui 13 e 30. Ah, vabbè, sì, ti stai andando a prendere l'ex supporto diventato resistenza. Questo è un gran bel target, però non è vicinissimo. Infatti, un certificato non mi costa niente tenerlo aperto, quindi massimo... Beh. Il livello KO, scusami se ti interrompo, Cristian, qual è su questo certificato? 17. Non ho capito. 17. 17. Bello largo come... dai, vediamo. Quindi la leva comunque mi sembra abbastanza bassa qua in questo caso, almeno rispetto poi alle altre strategie. È leva 7 il certificato, quindi amplificare. Tranquillo proprio. Quasi... Per un turbo leva 7 è quasi in linea praticamente. Beh, anche una strategia rispetto a quelle che abbiamo visto prima, che si riferisce a un'azione. Dunque su un'azione tendenzialmente si può andare su leve che sono un po' inferiori, perché l'azione avrà una volatilità teorica, cioè inferiore a quella del suo indice di riferimento, essendo da sola l'indice, essendo un paniere, la definizione è quella. Dunque effettivamente lì c'è la possibilità, come l'abbiamo visto sul FTSE MIB, poi non voglio entrare nella mentalità del trader, però cioè, o di avere una strategia di protezione o effettivamente di andare a posizionarsi su un sentimento che sta cambiando. Beh, dai, interessante, da valutare, questa è bella larga, sei tranquillo come... Niente, Cristian, ben, come trader morigerato Cristian Quagliato. Tranquillo. Io sono un trader che nasco come uno scalper, però grazie a Christophe mi sono avvicinato ai certificati.
Ben venga. Vediamo. Allora, Cristian, anche questa strategia è scritta sulla pietra e vedremo innanzitutto, entrare, è già entrata perché sei già in posizione. Adesso vedremo se il titolo effettivamente tornerà a ridosso dei 13.50 dove c'è l'ex resistenza che ora è diventata supporto. È un bel movimento, una bella aspettativa. Vedremo. Grazie mille, Cristian Quagliato. Alla prossima. Ciao, Cristian. Grazie a tutti. Ciao.